Andrea Cotizzelati, direttore vendite Italia di Wagner per il settore della verniciatura liquido. Ci troviamo all'interno dell'area collaudi dello stabilimento di Wagner a Val Madrera in provincia di Lecco, dove vengono testate le soluzioni studiate e realizzate dall'azienda. Andrea, quali sono le esigenze, quindi le richieste del mercato attuale della verniciatura liquido? Wagner come filosofia ha sempre quella di proporre al cliente una soluzione tecnica che possa soddisfare le sue esigenze. Vero è che oggi nel mercato sempre di più ci sono delle richieste molto più vincolanti e che richiedono molto impegno da parte di chi oggi questi impianti li deve progettare. Un'attenzione particolare sicuramente deve essere rivolta all'aspetto ambientale, per cui il rispetto delle norme, ma l'ottimizzazione di quelli che sono i prodotti e lo spreco dei prodotti stessi per evitare ovviamente emissioni in ambiente. Aspetto estremamente importante quello della digitalizzazione, per cui oggi poter rientrare nelle tematiche relative all'industria 4.0 e sicuramente garantire quelle che sono le performance di un prodotto sempre più tecnologico, parlo del prodotto verniciante, che dia delle garanzie di finitura, di resistenza agli agenti atmosferici e quindi le macchine oggi devono essere adeguate a questo tipo di prodotti. Certo, quindi in base alle caratteristiche appena elencate, quali sono le tecnologie che Wagner propone, soprattutto i miscelatori o i sistemi di proporzionamento di vernici pluricomponenti o il sistema brevettato da voi AIS? Per rispondere alle caratteristiche che dicevamo prima, per cui attenzione all'ambiente, un prodotto performante, oggi lo sviluppo delle vernici ha portato ad avere dei prodotti sempre più complessi da proporzionare, da miscelare. Sostanzialmente oggi, specialmente nei prodotti a base acqua, per cui prodotti idrosolubili, vengono utilizzati sempre più spesso prodotti pluricomponente o bicomponenti per consentire ovviamente un'essiccazione più rapida e per consentire una resistenza superiore agli agenti atmosferici e comunque una qualità di finitura migliore. Per poter avere tutte queste caratteristiche oggi diventa fondamentale avere un sistema di proporzionamento e miscelazione estremamente corretto, preciso e adeguato a questa tipologia di prodotti. Wagner oggi tra l'altro ha catalogo questo nuovo brevetto che è l'AIS, che è un sistema che sostanzialmente proporziona il componente B, che sarebbe il catalizzatore, in maniera automatica sulla base del volume di prodotto A che viene applicato in quello specifico momento. È chiaro che questo garantisce sicuramente una migliore qualità, un'affidabilità maggiore, una continuità di qualità nel prodotto, perché ovviamente noi avremo, indipendentemente da quali siano le portate, indipendentemente da quali siano il numero di pistole applicate, avremo sempre un proporzionamento corretto di vernice e di catalizzatore. In più abbiamo diversi impianti oramai realizzati in cui anche la diluizione del prodotto stesso viene fatta in automatico, sostanzialmente diventa non più un due componenti ma un tre componenti, cioè evitiamo che l'operatore manuale debba premiscelare il prodotto prima che questo venga miscelato col catalizzatore e aggiungiamo, nel caso di prodotti idrosolubili, la quantità di acqua necessaria solo per quello che sarà il prodotto effettivamente applicato. Questo consente di evitare errori umani nella fase di preparazione del prodotto e consente di avere un prodotto sempre fresco, per cui l'applicazione è sempre più costante, per cui una garanzia di qualità superiore. In più le nostre macchine oggi sono assolutamente compatibili con l'industria 4.0 perché ci possono dare in tempo reale quelli che sono i consumi, consumo per lotto, che ci sia il rapporto di catalisi corretto, eventuali allarmi qualora ci fossero delle anomalie. Questo può essere ulteriormente, diciamo, arricchito, tornando al discorso ambientale, con l'inserimento di sistemi elettrostatici che aumentano considerevolmente l'efficienza di trasferimento, per cui la riduzione sostanziale di emissioni in ambiente o di sprechi, cioè tutto il prodotto che viene miscelato sostanzialmente viene applicato sul prodotto. Quindi tecnologie molto versatili che consentono anche una corretta gestione dei dati e dei consumi. Assolutamente sì.
Ecco, abbiamo parlato prima di personalizzazione. È vero che oggi il cliente richiede un prodotto sempre meno standard e quindi molto più complesso, sempre appunto in base alla personalizzazione, quindi alla richiesta del cliente. E quindi questo viaggia di pari passo anche con la richiesta di un efficiente servizio, sia durante la vendita ma soprattutto post vendita. Come risponde Wagner a questa ulteriore esigenza? Beh, io direi che noi abbiamo un aspetto che potrebbe essere quello prima della vendita, dove abbiamo un ufficio tecnico in Italia molto ben organizzato. La filiale italiana oggi di Wagner consta all'incirca di un centinaio di dipendenti, per cui siamo sicuramente una delle entità, anzi vorrei dire sul mercato nazionale, l'entità più grande in quest'ambito. Abbiamo un ufficio tecnico veramente che è in grado di trovare qualsiasi soluzione, sia essa, noi spaziamo dai campi, dalla plastica al metallo, dal legno alla conceria, per cui abbiamo veramente una diversificazione molto molto importante. Ma soprattutto abbiamo un servizio post-vendita che viene garantito da una nostra presenza interna di tecnici che sono preparati per qualsiasi intervento, diciamo di una certa importanza, e in più che possono gestire quello che noi, su cui noi oggi stiamo un po' puntando, che è un servizio di programmazione e di manutenzione programmata, che consente al cliente di avere sempre l'impianto nelle condizioni ottimali, di avere sempre le stesse efficienze. In più abbiamo un network di indicativamente una ventina di distributori su tutto il territorio nazionale, ai quali stiamo facendo dei training e che sono assolutamente preparati per poter fare sia service che comunque attività anche commerciale, e questa diventa sicuramente una presenza molto capillare. In più abbiamo questi distributori sono comunque dotati di un magazzino ricambi e in qualsiasi momento siamo in grado di poter intervenire in tempi veramente molto brevi su tutte le installazioni che abbiamo. Fate conto che noi oggi facciamo circa un centinaio di installazioni all'anno, di sistemi all'anno, per cui se non avessimo effettivamente un servizio efficiente probabilmente non riusciremo, sì, sarebbe veramente molto complicato. Grazie Andrea. Grazie a voi.